Appuntamento con Cyrano de Bergerac nella prima manifestazione di fine anno del Liceo Artistico di Lecce. Nei giorni scorsi, presso la sede Pellegrino in Viale de Pietro, il Liceo Artistico ha presentato C'era una volta Cyrano, con la regia di Federico Della Ducata, docente dello stesso liceo. La rivisitazione della celebre commedia, nella quale viene riproposta l'eterna lotta tra l'essere e l'apparire, è stata affidata ai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio pomeridiano di teatro e scenografia. Ognuno di noi ha la sua vita. Anch'io la mia. Ed è sempre qui questa antica felice. Sotto questa lettera in giallo, macchiata di pianto e di sangue. Mai più baceranno al volo i tuoi gesti. Rivedo adesso un piccolo movimento che ti è familiare. Quando ti tocchi la fronte vorrei gridare. Ma come e grido, mia cara, amore. Con una voce che sento adesso per la prima volta. Costumi, scenografia ed immagini grafiche sono stati realizzati dagli studenti dell'indirizzo di scenografia coordinati dai docenti Ian, Rolli e Lezzi. Ma non solo, tra le iniziative anche un convegno sul paesaggio e l'identità per discutere di artificio e natura, estetica e città, identità e paesaggio. Durante la manifestazione sono stati premiati gli studenti delle scuole medie che hanno partecipato al concorso Storie di alberi promosso dallo stesso liceo. Inaugurate una serie di mostre ed installazioni che hanno documentato il lavoro dell'intera comunità scolastica nell'ascolto, nella valorizzazione e nell'integrazione con il territorio. Durante le due serate è stato distribuito il nuovo numero di Opening, il giornale dell'istituto giunto all'ottavo anno di pubblicazione. Il tabloid, nei mesi scorsi, ha vinto il premio Giornalista per un giorno 2015. Il Liceo Artistico di Lecce apre le porte, come di consueto, al territorio per documentare i lavori svolti, le attività durante l'anno scolastico, sia nel curricolare sia nei progetti extracurricolari, anche grazie all'utilizzo dei fondi europei, perché noi abbiamo attivato un piano di miglioramento, siamo inseriti nel progetto Vales. E quindi abbiamo avuto l'opportunità di svolgere numerosissime attività, un'ampia progettualità a tutti gli indirizzi della scuola che qui espongono e che dimostrano ancora una volta una stretta connessione con il territorio.